so bene ancora che cosa dirò, ma credo che parlerò della fine del mondo, ovviamente, non siamo stati stimolati a farlo dagli occidentali che hanno frainteso quello che i Maya volevano dire, e loro avevano semplicemente un ciclo che è più o meno simile a quello dei nostri anni, o dei nostri secoli, o dei nostri millenni, quindi oggi finisce un'era come se finisse un millennio e ne comincia un'altra. Però non bisogna dimenticarsi che ovviamente la fine del mondo in tanti sensi verrà prima o poi. Verrà la fine, per esempio, dell'uomo, della specie umana, è già venuta la fine di gente che era simile a noi, come Neanderthal, no? E così via. Verrà la fine della vita sulla Terra, così come è cominciata, verrà la fine della Terra stessa, quando il Sole ad un certo punto esaurirà il suo carburante e poi diventerà una gigante rossa e ingolferà addirittura tutta la nostra orbita e soprattutto, e qui sarebbe interessante, stavo per dire, verrà la fine dell'universo, ma questo la scienza non ce l'ha ancora detto, perché mentre sappiamo che c'è stato un inizio, il famoso Big Bang, sulla fine le teorie divergono, nel senso che i dati sperimentali non ci confermano quello che ci sarà, sembra a partire dagli ultimi dati che in realtà l'universo continuerà ad espandersi, anzi addirittura in maniera accelerata, quindi se vogliamo parlare di fine sarà una fine tipo quello che oggi si chiama il Big Freeze, un grande freddo in cui tutti cadremo e in cui alla fine ci congeleremo.